Caos nell'accampamento. Tu 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 tu. Allora, qui dovremmo sicuramente fare a botte con un po' di persone. Madonna mia, fastidiose scimmie del cavolo. Allora, vediamo già subito a inizio livello che cosa ci nasconde questa parte. Posso andare più avanti di così o al massimo? A parte che, vabbè, questo come al solito, come vi dico, là sopra manca il pezzo della liana, perché in teoria questo gioco era 4 terzi, era tagliata la TV, e quindi di conseguenza là non l'avremmo mai visto là in alto. È una cosa stupidissima, però vabbè. Sono cose che per fortuna non ho visto che c'era un pezzo di salto. Andiamoci a prendere il disegno. Dicevo, sono cose che ovviamente possiamo vedere grazie all'emulazione e grazie all'upskilling, tutto ciò. Ovviamente anche su una TV, ecco qua, a 16 noni, ma anche con una PlayStation 2, magari quel dettaglio comunque noi non l'avremmo mai visto lo stesso, per il semplice fatto che comunque non c'è upskilling, non c'è... non ha saltato. Dicevo, non c'è comunque un aumento di texture e dei modelli su console originali, intendiamoci. Poi ovvio che grazie all'emulazione possiamo fare questo e molto altro. Per esempio, non so chi segue anche il canale di Fox, Red Flame Fox, un altro grande che porta molti contenuti come i miei e che effettivamente porta anche ha portato giochi che ho portato anche io, e di conseguenza io ho portato giochi che ha portato anche lui, perché dipende sempre chi l'ha fatti prima e chi ha fatto quali. Ci arrivo, perfetto. Ma no, giusto curiosità, posso prenderlo però. Gli faccio solo cambiare direzione. Aia. Diciamo che non stiamo picchiando dei poveri lavoratori innocenti. No, questo no, ovviamente. C'è qualcosa? Direi di no. Ecco qua. Però qui una moneta nascosta c'era. Più che altro non... esatto, non vedo cose. Non vedo cose nascoste. Posso allora, è molto probabile... no, beh, forse no. Stavo per dire, è molto probabile che potremmo salire... ah, ecco perché. No, scusami. Madonna mia, che salto! Stavo per dire esattamente la frase. Ma io con che concetto devo capire che ste assi si possa saltare sopra? Perché in alcuni punti posso e in alcuni no? Cos'è che sbaglio? Oh, ti giuro, mi dà un fastidio sta cosa perché... Come? Come devo fare a saltare ogni volta? Vedi perché io in alcuni punti... non capisco se è colpa mia che non capisco come... che non capisco come funziona o è... l'emulazione che di conseguenza mi toglie qualcosa che io non so. Allora, ve lo dico con tutta la sincerità possibile. Ho dovuto guardare un altro gameplay di questo gioco per vedere se ero io che sbagliavo qualcosa. E anche l'altra persona che ha fatto questo pezzo saltava in punti totalmente a caso. Cioè non c'è un punto esatto in cui saltare o meno. Allora, visto che anche l'altra volta saltare sopra le tende ci ha fatto perdere le monete, scendiamo di sotto prima. Ok, questo sta spingendo
insieme all'altro, ma non si decidono. Quindi possiamo andare senza problemi, però scusami un attimo, ho visto per caso una lettera o sbaglio? No, c'è davvero una lettera, ma io posso passare? Ok, posso, perfetto. Siamo a 3 lettere su 6 e... Quanti pezzi del disegno? 2 pezzi su 4, perfetto, dai. Non stiamo andando male, ecco un'altra lettera. Posso tornare indietro? Sì, ma è meglio farlo subito. Eccoci qua. Vedi? Io con che concetto metafisico devo capire su quale parte delle assi posso saltare e quale no? Per fortuna abbiamo raggiunto comunque... Esatto, tutti gli oggetti che ci servivano. Posso romperla questa cassa? No, neanche quella. E ora... Oh, guarda, un livello alla Ercole. Questa si rompe? No. Ma... no, ok. Ammetto che ci ho pensato. Ammetto che ci ho pensato a provare a salirci sopra. No? Allora, una lettera c'è di sicuro là sopra. Ah no, allora, forse sì, forse no. E dobbiamo salirci per forza. Quindi, Tarzan, perché non ti aggrappi? Cosa sbagliamo? Devo aggrapparmi da qua per caso? Ok, sì, dovevo aggrapparmi da qua. E dobbiamo saltare dalla tenda, d'accordo. Ecco, no, e che palle Tarzan. Eccoci qua. Perfetto. Ed esattamente come Ercole, sopra la zona dove ci sono le funi, ci sono sempre delle monete. Qui però non c'è nient'altro, possiamo proseguire. Ecco qua, prendiamoci a magna banana, che così riprendiamo un po' di vita. Spero più che altro di non aver perso nulla fino ad ora. Non mi sembra, mi sembra che abbiamo fatto tutto. Ma dai, ma è esattamente come in Ercole. Cadono le casse, escono le monete. Guarda ancora. Ce n'è ancora una magari? No, fermo. Ok, di qua si gira per forza. Rompiamo la cassa. Perfetto, vita piena. Non che ci... beh, oddio, stavo per dire non che ci servisse, però in realtà... Aspetta, come lo raggiungiamo questo? Passando sotto. Perfetto. Fermo. No, qui, bravo. Anzi, ok, no, non c'è nulla. Perfetto. 3 pezzi di disegno e ci manca una lettera. Aia, che male. Aia, e che palle. Ecco perché ti hanno ridato full vita, perché così potevi passare tranquillamente da queste parti. Allora, dobbiamo arrivare qui che c'è l'ultimo pezzo del disegno. Calmo, ok. La smettete di lanciare barili? Dai, ti sfido. Allora, colpito l'abbiamo colpito. Il punto è che non gli abbiamo fatto assolutamente nulla. Ok, no, questa volta non dovevamo saltare sulla trave di legno. E come sempre non c'è neanche modo giusto di capire se stai facendo la cosa per bene o no. Ultima lettera? No, banane. D'accordo, disegno ce l'abbiamo tutto. Ci manca solo un pezzo delle lettere. Ci arrivi? Certo che ci arrivi. E come al solito... e come al solito non capiamo come dobbiamo fare per saltare. Perdere monete per sta cosa qua è stupido. Come faccio a capire dov'è un punto in cui posso saltare e quale no? Oh, finalmente! Mamma mia, quanti retry che ogni volta ci vogliono. Oh, e via. Allora, calmo prima di avanzare tu. Che qui ci sono, esatto, altre monete. Ecco qua. Questo è una delle cose che ti fa dire, ok, non tutti i giochi di una volta effettivamente potevi dire che erano perfetti. C'erano tante cavolate in tanti giochi. Ok, siamo arrivati a fine livello, quindi... prima di
avanzare. Esatto, di qua. Prendiamoci tutto quello che ci manca, ovvero ancora una lettera e le ultime monete. Quindi, no. Perché non ti giri? Mamma mia. Vai. Ecco qui. Dovrei averle prese tutte. Ci manca solo... Vedi, io con che concetto dovrei capire che ogni volta ste travi ci posso saltare sopra o meno. Ok, un'altra moneta è andata. Saltiamo e... Ok, perfetto. Allora, lì vedo l'ombrello, però vedo anche ovviamente altre monete che non avremmo mai potuto prendere se... Oh, aspetta. Fossimo passati di sotto. Ok. Tutte le monete ci hanno dato un'altra vita. E... Vediamo. Non mi ha... Quando non abbiamo preso le altre monete l'altra volta non c'è uscito... Ho preso tutto 100% o qualcosa del genere. Forse mi sbaglio, eh. Forse mi sbaglio, però l'altra volta, se non ricordo male, c'era uscita la scritta 100%. O ci aveva dato una vita, qualcosa di simile. Questo vuol dire che qualcosa abbiamo perso. Mamma mia. Quanto mi dà fastidio quel 99! Quanto è fastidioso! Mamma mia, che fastidio! 99 monete! Mamma mia! Dai, dammi sto livello bonus, per favore. Fuga di Terk e Tantor. Dun 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 dun. Altro livello a scorrimento dove devi prendere... Ah, dal nostro amicone gorillone dobbiamo scappare. E c'è anche un'aquila. Per qualche arcano motivo si è aggiunta un'aquila all'inseguimento. Ecco qui. Però scusa, ecco, stavo giusto dicendo, ma io come faccio ad aumentare il tempo che non ci sono frutti? No, ok. Perfetto. In sto livello c'era poca roba da... Cioè, pochi frutti da prendere. Abbiamo trovato quanto? Uno o due? Sono contento di una cosa fino ad ora, che bene o male, a parte le monete, purtroppo, sempre i disegni e sempre le lettere le abbiamo prese... Tutte quante, forse in un livello, forse in un solo livello. Quanto mi dà fastidio quel 99. Forse è uno di questi livelli che abbiamo mancato una lettera. Però che fastidio che mi ha dato questo 99.